No, vabbè. No, vabbè. Dai, il Leverkusen è addirittura quarto con 4 punti, non si può vedere. Non è possibile. Benvenuti alla seconda fase del Mondiale per Club Totale qui su FC24. Ho effettuato i sorteggi di questi 8 tornei. I gironi verranno composti da 2 prime classificate dei precedenti gironi e 2 seconde classificate dei precedenti gironi. E devo dire che sono usciti dei gironi abbastanza equilibrati. Sicuramente ne vedremo delle belle. Ora andiamo. Ecco il primo girone del primo torneo con il Lorient, il Los Angeles Galaxy, il Club Brugge e il QPR. Ricordo sempre che controllo sempre la prima fascia del primo girone di ogni torneo. Secondo girone con Feyenoord, Al-Ittihad, Union Berlin e Bochum. Secondo me qua passa tranquillamente il Feyenoord. Invece terzo girone con NEC Nijmegen, Mallorca, Paderborn e Sungostedt. Questo lo vedo abbastanza equilibrato, ma vedo il Mallorca primo, secondo me. Quarto girone invece con il PSG, il Leicester, la Dana Demirspor e la Fiorentina. Qua il PSG passa primo e secondo me qua se la lottano Fiorentina e Leicester per il secondo posto. Invece nel gruppo E abbiamo lo Sheffield, l'Olympique Marsiglia, il Farense e il Palermo. Io penso che qua passa l'Olympique Marsiglia primo, poi le altre se la giocano per la seconda posizione. Invece il gruppo F ha lo Shanghai Port, il Clermont Foot, l'Herenveen e il Mainz. Secondo me, penso che lo Shanghai Port ce la può fare a fare il primo posto. Penso di sì. Invece il gruppo G abbiamo il Banfield, il Fenerbahçe, il River Plate e l'Hellas Verona. Secondo me River Plate primo e Verona secondo. Mentre nel gruppo H abbiamo l'Augsburg, il Real Madrid, il Panathinaikos e la Sampdoria. E chissà, secondo me può passare tranquillamente prima il Real Madrid e se la giocano tipo Panathinaikos e Sampdoria. Vediamo. Ed ecco i risultati dei gironi con il Lorient che passa primo sul Club Brugge secondo, Lorient a 13 e Club Brugge a 8. Invece nel gruppo B abbiamo il Bochum primo e il Feyenoord secondo. Feyenoord secondo a 7 punti ma con la differenza reti 0 mentre l'Union Berlin meno 2. Union Berlin e Al-Ittihad che subito ci salutano, già qualche sorpresa, subito proprio. Nel gruppo C invece il Paderborn passa primo con 11 punti, mentre il NEC Nijmegen passa secondo con 8 punti. Nel gruppo D invece il PSG, come pronosticato, passa primo e seconda la Fiorentina con 10 punti passa agilmente sul Leicester City. Invece il gruppo E, Olympique Marsiglia, come pronosticato, passa primo, mentre il secondo è lo Sheffield con 10 punti, eliminato purtroppo il Palermo. Mentre nel gruppo F Shanghai Port passa primo e Herenveen secondo, girone molto equilibrato, che alla fine vede lo Shanghai a 10 punti e l'Herenveen a 9. Nel gruppo G invece Ferencváros passa primo a sorpresa, mentre secondo è il River Plate. Ferencváros a 13 punti e River Plate a 9, esce l'Hellas Verona. Nel gruppo H passa il Real Madrid a punteggio pieno, 18 punti, mentre secondo a sorpresa passa l'Augsburg a 7 punti, la Sampdoria ultima a 4. Ed ecco il secondo girone composto dal Borussia Dortmund che controlliamo noi, poi abbiamo il Porto, lo Sporting Kansas City e il Poang Steelers. Io penso Borussia Dortmund primo e secondo molto probabilmente il Porto. Girone B composto da Aston Villa, Milan, San Pauli e Monza. Io vabbè, sarà una lotta a due tra Aston Villa e Milan. Spero sempre nel Milan primo. Invece il gruppo C è composto dal Racing Club d'Avellaneda, il Celtic, l'Haugesund e il Newell's Old Boys. E secondo me il Celtic passerà primo e
il Racing Club secondo, mentre nel gruppo D abbiamo Southampton, Cardiff City, Barnsley e Rakov. Oddio, tre squadre inglesi nello stesso girone, che cosa curiosa. Ma penso che il Southampton arriva primo. Secondo, probabilmente il Cardiff. Vedremo. Invece il gruppo E abbiamo il Brighton, il Nashville, il Belgrano e il Birmingham City. E qua secondo me passerà il Brighton primo, sicuro. E secondo lo vedi il Belgrano. Gruppo F è molto interessante, dove ci sono Galatasaray, Inter, Pisa e New York Red Bulls. Vabbè, probabilmente Inter primo e Galatasaray secondo. Molto probabile. Il gruppo G invece è composto da Wolfsburg, Brentford, Kalmar e Djurgården. Direi Wolfsburg e Brentford passeranno il girone e se la combatteranno per la prima posizione. E nel gruppo H abbiamo Union, Eibar, Morerense e Mechelen. E qua secondo me un tutti contro tutti. Non ti so definire chi può arrivare primo. Ed ecco i risultati dei gironi, con il Borussia Dortmund che passa primo con 5 vittorie e un pareggio a 16 punti e secondo bella lotta tra Porto e Sporting Kansas City, ma il Porto riesce a passare con 10 punti. Nel gruppo B invece Aston Villa e Milan lottano per la prima posizione, ma la spunta l'Aston Villa di un punto, 14 punti per l'Aston Villa e 13 per il Milan, Bonz e San Paoli eliminati. Gruppo C invece il Celtic la fa da padrone con 5 vittorie e un pareggio e 16 punti, mentre il Racing da Avellaneda passa con 13 punti, eliminati Newell's Old Boys e Haugesund. Il gruppo D vede il Southampton primo e il Rakov secondo dopo una lotta a 3 per 2 posti, ma il Cardiff alla fine viene eliminato con 8 punti. Gruppo A invece vede il Brighton nettamente primo con 12 punti, mentre secondo il Birmingham per un soffio, per un punto, riesce a passare al prossimo turno. Nel gruppo F, come avevo predetto, l'Inter passa prima agilmente con 16 punti, mentre il Galatasaray, un po' più in difficoltà, riesce a passare secondo con 10 punti, Pisa eliminato con 7 punti. Nel gruppo G il Wolfsburg passa primo con 15 punti, con 5 vittorie e una sconfitta, mentre secondo passa il Brentford, la squadra di Premier. E infine nel gruppo H passa l'Eibar, con il Mechelen a pari punti, 11 punti, ma l'Eibar passa primo per gol fatti, 7-6. Ecco il terzo torneo che vede nel gruppo A lo Sporting che controlliamo noi, il Talleres dall'Argentina, la Letifac e il Newcastle. Il gruppo B invece vede il Friburgo, il Francoforte, lo Strasburgo e il Düsseldorf. Tre squadre tedesche in un unico girone, ma vedo ovviamente favorito il Francoforte. Secondo me il Friburgo. Gruppo C abbastanza curioso che vede in prima fascia il Gillingham e il Chelsea, mentre in seconda fascia Godoy Cruz e Jagiellonia. Io direi, vabbè, il Chelsea passa primo sicuro. Poi penso sarà una lotta tra Godoy Cruz e Jagiellonia. Il Gillingham lo vedo spacciato. Gruppo D composto dal Saint-Étienne, la squadra di Serie B francese, con il Nottingham Forest, l'Elfsborg e il Viking. Due squadre nordiche. E secondo me passa il Nottingham Forest primo e poi lotta a 3 per il secondo posto. Nel gruppo E invece abbiamo l'Atletico Bilbao con il Vélez Sarsfield, il Wellington Phoenix e il Lillestrøm. Vabbè, direi qua senza dubbio Atletico primo e Vélez secondo. Il gruppo F, quello più variegato ed equilibrato, con il Manchester City, il Royal Anversa, il Leverkusen e il Südtirol. Südtirol lo vedo spacciato qua. Ma penso primo City e secondi campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Gruppo G composto invece dall'Al-Shabaab, dall'Atalanta, il Torino e il Blackpool. Io penso che passeranno le due italiane, ce la possono fare secondo me. Invece il gruppo H composto dal Genoa, Sparta Rotterdam, Waterloo, Galatia e Parma. Il Genoa passa sicuro, poi si spera nel Parma. Ed ecco i risultati. Nel gruppo A passa lo Sporting primo con 13 punti e secondo il Talleres. A sorpresa, ha eliminato il Newcastle con 9 punti,
Gruppo B invece vede il Friburgo primo con 16 punti, nettamente, e secondo il Francoforte. Mi aspettavo il contrario, sinceramente. Del gruppo C invece vedo una sorpresa Gillingham, che passa con 7 punti, mentre il Chelsea fa punteggio pieno, 18 punti. Invece nel gruppo D, Saint-Étienne, dalla B francese, passa prima con 13 punti, mentre secondo solo il Nottingham Forest con 7. Nel gruppo E invece, Atletico Bilbao passa primo con 15 punti e secondo il Velez con 12. No vabbè, dai, il Leverkusen addirittura quarto con 4 punti, non si può vedere, non è possibile. Questo FC24 ci sorprende. E passa primo qui il Manchester City con 16 punti, mentre il Royal Anversa passa con 7 punti. Leverkusen eliminato. Gruppo G invece favorevole alle italiane, con l'Atalanta che fa punteggio pieno 18 punti e il Torino ne fa 10. Gruppo H invece passa per primo lo Sparta Rotterdam con 14 punti, mentre il Genoa, per il rotto della cuffia e per una differenza reti favorevole, passa il turno. Ed eccoci al quarto torneo, con il Goahead Eagles, la squadra olandese comandata da noi, e nel girone con il PSV, sempre olandese, campione d'Olanda, poi Atletico Tucumán e Bristol City. Beh, qua penso che passa tranquillamente il PSV Eindhoven primo, e poi se la lotteranno le altre tre. Nel gruppo B invece abbiamo West Ham United, Monaco, Trabzonspor e ABA Club dall'Arabia Saudita. Ma io penso passerà il West Ham primo e poi Monaco secondo. Il gruppo C invece è composto dal Getafe, Las Palmas, lo Stal Mielec dalla Polonia e l'Università della Craiova. Io qua me la giocherei una sorpresa Università della Craiova, tipo secondo. Gruppo D invece composto dall'Hull City, il Norwich, l'Arts e il Colonia. Qua direi Colonia primo e secondo me lo secondo un bel Norwich. Gruppo E invece composto dalla sorpresa prima fascia, il MacArthur dall'Australia, il Lille, il Napoli e l'Huracan. Vabbè, io penso che per il MacArthur non ci sia speranza. Direi Napoli primo, Lille secondo. Gruppo F con Slavia Praga, Real Sociedad, Real Oviedo e AGF dalla Danimarca. Beh, Real Sociedad primo e Slavia Praga secondo, senza dubbio. Gruppo G composto dai coreani dell'Ulsan Hyundai, dai Rangers, AIK Stoccolma e Le Havre. Direi primo Rangers e secondo l'AIK, non penso che i coreani ce la facciano. Gruppo H invece composto dal Besiktas, Middlesbrough, Alfate e Olympique Lione. Direi primo Lione, secondo Besiktas. Ecco i risultati con il PSV primo come da pronostico, mentre secondo passa il Bristol City con 8 punti, Goahead Eagles eliminato. Nel gruppo B invece passa il Monaco primo, con 16 punti addirittura, mentre il West Ham con molte difficoltà e giusto per un punto passa ai danni del Trabzonspor. Nel gruppo C invece Getafe come da pronostico passa primo con Las Palmas, però passano tutte e due con a pari punti, ma c'è miglior differenza reti da parte del Getafe. Università della Craiova eliminato. Nel gruppo D ho sbagliato completamente il pronostico, perché l'Hull City passa primo e l'Arts secondo. Norwich e Colonia eliminati. Nel gruppo E, come avevo pronosticato, passano Napoli e Lille. Peccato per il MacArthur, sorpresa di questo torneo, che purtroppo deve abdicare. Il gruppo F vede la Real Sociedad prima a punteggio pieno e Slavia Praga secondo. Nel gruppo G invece il Rangers passa primo e secondo l'Ulsan Hyundai passa i danni delle K di Stoccolma. E infine nel gruppo H l'Olympique Lione con 5 vittorie e un pareggio passa agilmente il girone e secondo a sorpresa passa l'Alfate, Middlesbrough e Besiktas eliminati. E con questi risultati, con qualche sorpresa, finisce la prima parte della seconda fase. Ci vedremo prossimamente con la seconda parte. Buon proseguimento di serata a tutti e ricordatevi sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale.